Sono Andrea, pacifico, siamo oggi soci titolari di un'azienda edile che fa principalmente ristrutturazione e restauro. Utilizziamo materiali di origine naturale, la nostra storia, insomma, è una storia che parte dal mio papà. Mio papà aveva questa azienda, io pacifico l'abbiamo portata avanti, l'abbiamo portata avanti con dei progetti, insomma, che hanno una loro evoluzione secondo noi interessante nel tempo, sia sotto il punto di vista dell'approccio all'attività edile. Odiamo i cementificatori e quindi, voglio dire, siamo un po' disallineati da quello che è il mondo dell'edilizia in Italia. Facciamo molta formazione all'interno della nostra azienda. Noi in azienda siamo 10 famiglie, 10 persone che lavorano tutti i giorni all'interno dell'azienda e viviamo, e poi all'esterno, diciamo, c'è un'equipe che lavora con continuità con noi, di progettisti e di professionisti che svolgono mansioni specifiche. Stiamo, insomma, percorrendo un percorso. Noi siamo proprio ripartiti dalla natura, cioè utilizzare i prodotti naturali di commercio, parlare di bioedilizia è solo farne un pezzettino di percorso, ma siamo ripartiti dalla terra. Stiamo condividendo un progetto con un gruppo di famiglie esterne, stiamo partecipando all'acquisto di una piccola azienda agricola del Biellese, su cui si sta facendo una progettazione di permacultura. Le persone che stanno attivando con noi questa attività è un progetto che è nato 3 o 4 anni fa, stanno facendo, insomma, la loro formazione, si sta facendo l'esperimentazione assieme, perché l'idea è proprio quella che l'azienda, insomma, dal nostro punto di vista forte nel futuro, deve essere un'azienda che cresce in un processo solo di sostenibilità interna, sia negli strumenti di tutti i giorni, ma anche in un pensiero condiviso. Abbiamo, insomma, l'ultima parte, insomma, che mi piacerebbe presentare, poi dopo Pacifico avrà modo di parlare della nostra economia interna e della trasparenza che cerchiamo di applicare nei confronti delle persone che condividono con noi le nostre attività e il progetto, insomma, che abbiamo attivato e che è partito 2 mesi fa ufficialmente in via Rosselli con Caritas, e quindi non fare diventare, parti dal concetto di carità, quindi dal concetto di amore verso, insomma, le persone che ci stanno attorno, rimparare da persone che vivono con dignità la loro povertà, non creare in centro città l'ennesimo ghetto dove depositare le persone bisognose, ma con una serie, insomma, di persone, di attività, stiamo, insomma, procedendo intanto nel fare un bel giardino commestibile in centro alla città, che ci sembra, insomma, una bella sensibilizzazione nei confronti di tutti. Ma poi, ecco, all'interno, appunto, di questa attività ci sono molte persone che provengono da settori diversi, e quindi creare concretamente delle sinergie. Noi parliamo dell'agricoltura sinergica e la permacultura ci insegnano che le biodiversità sono assolutamente utili, ma devono essere assolutamente cooperative, quindi il mio obiettivo è condiviso. Bene, come diceva Andrea, la nostra è una ditta, siamo 10 persone che hanno fatto un po' un iter, un po'
come tutte le imprese, no? Appunto da artigiani abbiamo voluto anche noi fare le nostre prove, costruire il caso in proprio e vedere un po' come andava. La grossa difficoltà era che noi non volevamo costruire a prescindere, nel senso abbiamo sempre costruito case su misura delle persone e abbiamo sempre costruito e fatto le cose come se fossero a casa nostra. E questa è una cosa che ci ha distinto dagli altri. Perché nel momento in cui le cose sono incominciate ad andare male sotto il profilo economico, siamo guardati e insieme ai nostri ragazzi abbiamo capito che bisognava cambiare. Ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo visto che c'erano delle realtà, soprattutto verso il nord Europa, che agivano in maniera diversa e facevano funzionare l'impresa in una maniera completamente opposta a quella che è un uso commerciale, e abbiamo aderito a quello che è il bilancio del bene comune, cioè abbiamo pensato che il benessere delle persone era la cosa più importante, che alla fine i soldi sono necessari per far girare un'economia, però il vero punto principale era misurare il benessere delle persone. E abbiamo seguito un po' questo iter, parallelamente a quello che diceva Andrea, che è stato veramente il motore, no? di questa spinta. Lui poi si è interessato all'agricoltura e a tutto quello che ne derivava, dalla permacultura, per cui progettare in maniera naturale. Queste cose qua si sono trasportate anche all'interno della nostra ditta. E abbiamo cercato di, devolvendo un po' quelle che erano le responsabilità a tutte le persone, di coinvolgere i nostri ragazzi. Noi ci siamo imposti delle regole abbastanza rigide, che sono un po' sul sistema e l'idea olivertiana, che noi non potevamo prendere più di 3 volte quello che prendevano i nostri ragazzi, e ognuno aveva le proprie responsabilità. Questo ha fatto sì che persone che fino a pochi anni fa erano abituati a ricevere degli ordini e a fare delle operazioni fossero all'interno di un progetto. Questo è stato veramente un detonatore che ha fatto uscire delle capacità e delle voglie di fare in persone che invece prima non le esprimevano. E per questo noi abbiamo trovato una grande forza in questo. Il passo successivo sarà quello di trasformarci in una cooperativa di produzione e lavoro. Questo è stato un iter molto tribulato, devo dire, perché voleva dire mettersi di nuovo in gioco, aver fatto dei passi e adesso di nuovo apprendersi. Però siamo arrivati all'unanimità a capire che questa era l'unica fonte, l'unica soluzione possibile per riuscire a stare nel mercato e per riuscire a dare delle opportunità a più persone possibili. Per cui diversificare le varie attività, il futuro secondo noi deve essere visto non solo più come monotematico, ma con un insieme di tipologie merceologiche o commerciali. Non c'è più un muratore, non c'è più il commerciante, ma abbiamo cercato di creare tutta una rete di competenze, perché non deve essere visto come una massificazione delle cose, ma un sapere creare da un'interpolazione di competenze diverse un surplus di valori che devono essere soltanto non monetari, ma sempre intorno al benessere delle persone. Quindi questo è il nostro progetto che adesso si sta concretizzando nel primo lavoro, diciamo, tra virgolette, sociale, cioè sistemarci in un posto che era stato abbandonato e farlo rivivere a dei livelli comunque alti, no? Adesso faccio un'ultima precisazione e poi dopo vi lascio. Una persona molto saggia, ascoltandola, ha detto che
bisogna distinguere per non generalizzare, per cui bisogna dare a tutte le varie figure le stesse opportunità. Non è vero che nel sociale, non è vero che certe categorie sono tutte di basso profilo, ma bisogna stimolare e dare i giusti strumenti a tutti per poterli far vivere meglio. Questo.